Buonasera a tutti, mi chiamo Cristina Talarico, vi do il benvenuto alla trasmissione Percorsi d'evoluzione di benessere. Oggi con noi in studio il dottor Alessandro Severi, antropologo, studioso e insegnante di tecniche di meditazione. Ciao Alessandro, come stai? Ciao Cristina, bene, grazie. Oggi parleremo di meditazione. Qual è la definizione che tu dai alla parola meditazione? Meditazione è uno stato di coscienza. Fondamentalmente parole semplici, allora. Adesso stiamo parlando, siamo vigili, questo è uno stato di coscienza. Quando andiamo a dormire, non parliamo più perché stiamo dormendo, a meno che parte quelli che parlano ne sono, siamo in un altro stato di coscienza. La meditazione è uno stato di coscienza che è tra la veglia e il sonno, cioè noi entriamo all'interno di noi stessi con delle tecniche di respiro, con diversi strumenti, entriamo in uno spazio particolare. Dal punto di vista cerebrale si parla di entrare in alfa, cioè nel senso che il nostro cervello comincia a produrre molte onde alfa e quindi entriamo in uno stato particolare della coscienza. Ascolta, io ho trovato anche come definizione la parola che viene dal latino riflessione. Si può definire anche come riflessione oppure no? Io direi di no, perché nella riflessione c'è un lavoro cerebrale, nel senso che stai pensando, rifletti a qualcosa, analizzi, eccetera. Nella meditazione in realtà entriamo in uno stato in cui non stiamo pensando, stiamo entrando in una attenzione particolare del pensiero, fermiamo il pensiero su un determinato punto per entrare in un assorbimento di noi, entro di noi sempre più forte. Ti serve un po' anche per non pensare, giusto o no? In parole povere. Serve, per esempio, è molto utile per rallentare l'attività della mente. All'inizio, quando uno inizia a meditare, si compara per esempio una delle tecniche, perché parliamo di diverse tecniche di meditazione, tecniche che servono per produrre lo stato di meditazione, però tutte quante non prescindono dall'uso del respiro. Il respiro è l'affondante, quindi imparando a respirare lentamente, con calma, utilizzando anche la parte addominale, automaticamente i pensieri, l'attività della mente si rallenta. Però all'inizio, quando entriamo in questo stato, sentiamo come se passasse un autotreno nella nostra mente, come essere in mezzo al traffico, perché ci accorgiamo di quanto attività mentale fa sempre il nostro cervello. Anche di notte il nostro cervello lavora, però nello stato di meditazione si riposa, e infatti è uno stato nel quale noi recuperiamo tanta energia, serenità. Lo stato dei piedi, serenità, scarichiamo lo stress, è molto utile proprio contro lo stress la meditazione. Questi giorni utilissimo per essere un po' più sereni. Assolutamente, assolutamente. Ascolta Alessandro, che tipi di meditazione abbiamo? Cioè, quali sono i principali di cui ci puoi parlare in sintesi, diciamo, alcune? Hai parlato di respiro, no? Sì, tecniche di meditazione ce ne sono infinite, veramente, veramente tantissime. Diciamo che uno deve trovare un po' quella che lì è più utile a se stesso. Ci sono delle tecniche che sono fondamentalmente, che io chiamerei tecniche di meditazione antistress, che sono molto simili al training autogeno e al rilassamento, nel quale appunto entriamo in uno stato modificato di coscienza chiudendo gli occhi, respirando lentamente, rilassandoci, e proprio questo ci serve per rilassarsi e respirare con calma. All'inizio si imparano questi strumenti guidati da un istruttore che appunto con una voce calma, e stando in questo stato, lo trasmette e aiuta, diciamo, i partecipanti a entrarci. Quasi una cosa ipnotica? Quasi. L'ipnosi, parliamo di autoipnosi o autosuggestione, nel senso che il training autogeno è un'autosuggestione, e le tecniche meditative, nella misura che noi focalizziamo la nostra attenzione sul respiro e impariamo a padroneggiarlo, ci portiamo in uno stato autosuggestivo, nel quale per esempio ci rilasciamo. Per esempio, ecco, faccio un esempio, l'esempio di meditazione o di tecniche autosuggestive sono quelle che utilizzano Mayol per battere i record di profondità in apnea, si prepara con lo yoga e con la respirazione e con la meditazione proprio. Per rallentare anche il battito cardiaco e quindi il consumo di ossigeno, ma soprattutto per calmare la mente. Questo è un tipo di meditazione. Altre meditazioni di cui ci puoi parlare brevemente? Fondamentalmente tutte le meditazioni hanno questa funzione di base, devono produrre uno stato alfa, chiamiamolo così, di rilassamento profondo. Se non siamo in alfa non siamo in meditazione. Per raggiungere questo stato ci sono anche tecniche diverse, ci sono delle tecniche che per esempio utilizzano invece il movimento o l'abreazione, termine, cioè la catarsi motoria,
come una danza intensa accompagnata dal respiro, eccetera, per scaricare la mente, oppure magari un vocalizzo libero dove si urla, si grida, si salta, sono le famose tecniche di Osho, servivano proprio questo, a scaricare tantissimo stress emotivo mentale per poi approdare in uno stato di silenzio, cioè di alfa. Quindi sì, io ho visto che quelle di Osho sono molto utili, ad esempio all'inizio ho difficoltà con alcune meditazioni, sono molto utili perché sono dinamiche, ti muovi, no? Sicuramente. Ma anche la danza stessa è una forma di induzione di uno stato modificato di coscienza, c'è la trance dance, tutte le forme anche di danza collettiva con ritmi molto forti inducono degli stati modificati di coscienza. La meditazione è uno stato particolare. Perfetto, per oggi io ti ringrazio, io posso lasciare il tuo indirizzo? Senz'altro, sì, potete scrivermi a seveal@libero.it. Ok, seveal@libero.it, ringrazio tutti. Ci vediamo magari la prossima settimana. Ma molto volentieri. Grazie, ciao. Ciao.